troviamo a Celle di Bulgheria, un piccolo borgo di origine medievale arroccato su uno dei monti più interessanti della regione cilentana. A Celle è possibile ammirare tante bellezze, sia naturali che luoghi di interesse storico, come il Palazzo Canonico di Lucca e la Chiesa Santa Maria della Neve, situata proprio nella piazza principale del paese. È possibile inoltrarsi tra i graziosi vicoletti, dove possiamo ammirare delle bellissime edicole votive. Passeggiando potrai riscoprire la pace e la serenità, ascoltando solo il suono della natura. Abbiamo incontrato il presidente della Proloco, Francesco Pepe, che ci ha parlato proprio delle tradizioni legate a Celle e quale sarà il piano per l'estate 2021. Ci troviamo a Celle di Bulgheria in compagnia di Francesco Pepe, che è il presidente della Proloco di Celle. Ecco, ci troviamo davanti al Palazzo Canonico, simbolo comunque di Celle, quindi qualche cenno storico di questa bellissima piazza. Buongiorno a tutti i telespettatori, qui sì, ci troviamo davanti a Palazzo Canonico, precisamente davanti all'epigrafe commemorativa del canonico Antonio Maria De Lucca, deputato costituzionale del 1820, era sacerdote e anche deputato, era a capo dei moti del 1828, lui infatti fu arrestato e ucciso, moschettato a Salerno il 24 luglio del 1828. Infatti ogni 24 luglio a memoria, come associazione, come Proloco, deponiamo qui davanti a questa epigrafe una corona d'alloro, un mazzo di fiori che ricorda il tragico evento. I ragazzi delle scuole, in collaborazione con i ragazzi delle scuole, viene letto alcuni scritti del canonico da parte dei ragazzi e a seguire poi dei brevi momenti musicali a cura di alcuni artisti locali inerenti appunto alle canzoni cilentane e ai moti del 1828. Poi tante le iniziative che verranno messe in campo anche quest'estate. Inizieremo il 24 luglio, inizieranno la programmazione il 24 luglio e poi a seguire ci saranno dei vari eventi, tipo delle giornate di trekking sui Monti Cervati, Bulgheria e Gelbison, ci saranno pure delle manifestazioni culinarie per quanto riguarda poi chiuderemo il 16 agosto con una presentazione di un libro sul dialetto cellese e poderiano. In questo libro saranno raccolti dei vocaboli sia in cellese che in poderiano tradotti dalla lingua italiana con delle ricette, proverbi e detti sia in cellese che in poderiano, perché se come potrete poi chi potrà vedere acquistando il libro, tra Celle e Poderia il dialetto è totalmente diverso. Una parola che in italiano in Celle proprio il significato è l'opposto, quindi abbiamo, con l'aiuto di persone anziane del posto, abbiamo raccolto questi vocaboli e li abbiamo raccolti e poi ogni significato è stato specificato sotto il significato e tradotto in italiano. Chi viene in visita a Celle, cos'è che assolutamente non può perdere? Il centro, la cosa assolutamente da vedere è il centro storico di Celle e di Poderia. Infatti se scendendo per via Roma, questa dove ci trova, si chiama via Roma, potete ammirare degli archi, dei portali stupendi, c'è una piccola edicola votiva dedicata alla Madonna del Carmine che potete trovare qui nel vicoletto. In fondo a questo, camminando, c'è una bellissima gradinata in pietra locale che è stupenda, e in fondo potete ammirare la chiesa dedicata alla Maria Santissima delle Nevi a Celle. A Poderia c'è il santuario dedicato alla santa patrona che è Santa Sofia, con davanti un parco di un uliveto stupendo, e quello che viene a Celle e da non perdere è visitare il Monte Bulgheria. Io consiglio il mese di fine giugno, luglio e inizio d'agosto, dove potete ammirare la fioritura della lavanda e dell'orchidea italica. Quindi c'è un profumo e una magia di colori stupenda.
e una particolare attenzione anche alla cucina tipica cilentana, che non si può non certo menzionare. Giustamente, è quello, cioè, a termine di questa escursione tra questi vicoletti, quello giustamente non può lasciare celle se non ha degustato un piatto tipico locale, che è la mulignana imbottonata. Come se la ciambotta, come lo chiamiamo in dialetto, la ciauredda, come si dice in dialetto. Comunque, visitate Celle Poderia e ne resterete, affascinati sia dai colori della natura, ma soprattutto il palato, che si cucina e si mangia bene qui da. Ecco, a testimonianza che siamo circondati davvero da bellezze naturali e poi un connubio perfetto anche con la cucina tipica cilentana, che non guasta mai. Quindi vi aspettiamo a Celle. Grazie. E buone vacanze nel Celle e soprattutto a Celle di Bulgaria. Grazie.